Sono con Maria Grazia Piccinini. Maria Grazia Piccinini è prima di tutto una mamma, la mamma di Ilaria Rambaldi, che è morta a 25 anni nel 2009 nella terribile scossa di terremoto all'Aquila. Ilaria dormiva, e come lei tanti altri ragazzi in via Campo di Fossa, e purtroppo non si è svegliata più. Una sentenza shock, perché lei rappresenta anche un gruppo di famiglie, una sentenza shock c'è stata in ottobre ed ora interviene anche il Comune dell'Aquila. Insomma, che sta succedendo? Allora, quello che sta succedendo me lo chiedo anch'io, perché la richiesta del Comune dell'Aquila, anche se adesso qualcuno dirà che è un atto dovuto, assolutamente non era dovuto. Primo, perché non sono ancora finiti i termini per l'appello, di conseguenza, così come ha appellato il Comune dell'Aquila a questa sentenza nei confronti di un'altra parte processuale per i quali loro erano condannati alle spese, ugualmente sono in atto i termini per noi. Di conseguenza, non essendo decorsi i termini, noi dovevamo fare l'appello e generalmente le sentenze possono anche essere riformate, no? Ricordiamo cosa dice quella sentenza di Sentenza di primo grado è shock, perché praticamente mia figlia e gli altri ragazzi, le vittime praticamente, sono corresponsabili al 30% dell'evento luttuoso, quindi della loro morte. Come sono responsabili non lo so, generalmente si è responsabili perché si è fatto qualcosa, si è omesso qualcosa. Ma loro dormivano, non solo, ma dormivano perché nessuno gli aveva detto di non stare lì, anzi gli avevano detto che potevano stare lì perché non c'era pericolo. È assurda la sentenza. In tutto quanto questo si inserisce oggi la richiesta del Comune che vuole il pagamento delle spese, perché noi l'avevamo chiamato in causa per via di alcuni controlli che spettavano al Comune sull'edificio in costruzione. Il giudice, anche qui secondo me sbagliando, ha ritenuto poco rilevanti i controlli che doveva fare il Comune e pertanto li ha estromesso la loro responsabilità e condannato noi alle spese. Ora, a parte che questo punto della causa sarà oggetto di appello, Ma non c'era nessun motivo pressante per chiedere a noi adesso i soldi, assolutamente no. Ad oggi, sono quasi 14 anni, noi stiamo cercando ancora un colpevole, un responsabile, qualcuno che ci dica che i nostri figli valevano qualcosa. E come si sente come mamma di Ilaria? Schiaffeggiata, presa a calci, oltre che avermi ammazzato una figlia, mi devo sentire anche proprio presa in giro, disprezzata, maltrattata, cioè la sensazione è tremenda, veramente tremenda.